Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, lo Spirito Santo ci convoca questa mattina in questa basilica nell'annuale ricorrenza della solennità della sua dedicazione, questa casa di Dio, casa degli uomini, questo tempio dove la misericordia di Dio fluisce e rinnova la vita degli uomini. Accostiamoci alle fonti della nostra salvezza, questa santa Eucaristia, riconoscendo umilmente i nostri peccati e invocando la misericordia di Dio. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo, che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo santo tempio, perché la comunità che qui si raduna possa offrirti un servizio puro e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Parola di Dio. Amen.
Ecco la tenda di Dio con gli uomini. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio. In mezzo a loro sarà la mia dimora, dice il Signore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore.
Questa celebrazione odierna ci riporta alla gioia, all'esultanza delle migliaia di fedeli e pellegrini che il 6 maggio del 1939 affollavano questo santuario nel giorno in cui veniva solennemente dedicato, costruito dal beato Bartolo Longo, apostolo del Rosario in questa terra, e consacrato nel 1891. Questo tempio già splendido fu successivamente arricchito di opere d'arte e ampliato per far spazio al crescente numero di pellegrini. E così nel 1939, come detto, venne nuovamente consacrato dal cardinale segretario di Stato di Papa Pio XII. La bellezza che ammiriamo oggi in questa basilica è anzitutto espressione della fede e dell'amore del beato Bartolo Longo e di tutto il popolo di Dio che in modi e in tempi diversi ha collaborato alla sua edificazione. Ed è significativo sottolineare che questo tempio è sorto in mezzo ad un deserto umano e spirituale che caratterizzava la Valle di Pompei a metà dell'Ottocento. In mezzo a questo deserto Bartolo Longo innalzò un'immensa mole di materia, frutto della natura e dell'intelligenza umana, che ben presto portò vita e sviluppò, ecco, tutta questa terra. Un segno della gloria di Dio che splende in Maria Santissima, una mistica nave di pace destinata a solcare i mari della vita umana. Così Bartolo Longo definiva la realtà di questo tempio. E così è stato fino ad oggi. Il libro dell'Apocalisse, la prima lettura che abbiamo ascoltato, parlava di una città santa, la Gerusalemme nuova, una sposa pronta per il suo sposo. Sono espressioni che riflettono la natura della Chiesa, di cui il Tempio è immagine. Qui infatti si manifesta la Chiesa, popolo di Dio radunato per celebrare la Pasqua del Signore. Qui la Chiesa prende forma in tutte le sue articolazioni e ministerialità. Qui la Chiesa impara ad essere il tempio vivo in cui Dio abita, cioè il luogo dove Dio è presente e si comunica, il Dio con noi. Qui la distanza tra l'uomo e Dio si accorcia e l'uomo è abilitato a vedere con l'occhio di Dio e ad amare con il cuore di Dio. Ma le espressioni del libro dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato fanno riferimento anche a Maria. È lei la città santa, la sposa adorna per il suo sposo. La Chiesa si rispecchia in Maria. In lei, dice il Concilio Vaticano II, la Chiesa contempla tutto ciò che desidera e spera di essere. E così, venendo in questo santuario, noi possiamo fare un'intensa esperienza di Chiesa, contemplando Maria, che splende come regina del Santo Rosario e Madre di Misericordia, i due titoli che Bartolo Longo volle appunto affidare a Maria. La misericordia di Dio è ciò che prima di tutto i fedeli sperimentano pregando e celebrando in questa basilica. Qui si sentono accolti e condotti da Maria a Cristo per essere da Lui rivestiti con l'abito della festa. Tanti, io credo tutti, possiamo testimoniare che in questo luogo
la loro vita si è convertita. Da peccatori come Zaccheo nel Vangelo di oggi sono stati preparati da Maria e visitati nel cuore dalla grazia di Cristo, e hanno cominciato da qui, da questo luogo, una vita nuova, una vita da convertiti, una vita fatta di giustizia e di carità, perché questa è la vera conversione di un cristiano, come quella di Zaccheo nel Vangelo. Ci si converte quando si impara a fare giustizia e quando si vive in un atteggiamento costante di amore, di carità verso gli altri. Queste sono le due dimensioni della conversione, la giustizia e la carità. E così, dal tempio fatto di pietra, passiamo alla realtà della vita cristiana, che qui nasce e si nutre. Ci rivolgiamo a Maria, che non è il Dio di questo tempio, ma il tempio di Dio, perché con le parole del Salmo di oggi possiamo gustare la bellezza di stare nella casa di Dio, piuttosto che abitare nelle tende dei malvagi. Sotto il tuo manto, Maria, ci sentiamo tuoi figli, perché lo siamo anche della Chiesa, di cui sei madre e immagine perfetta. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nella solennità della dedicazione della Basilica della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci doni un cuore grande per amare ogni uomo e ogni donna. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il popolo di Dio, perché custodisca la purezza della fede e sappia riconoscere e seguire il Signore nelle situazioni concrete della vita e della storia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Tommaso, per i presbiteri e i diaconi e per tutti i collaboratori nel ministero, perché siano immagine vivente del Cristo, servo e Signore, educatori e guide della loro comunità, preghiamo.
per la Chiesa di Pompei, perché la parola seminata con abbondanza nel cuore dei credenti porti frutti di rinnovamento e di generosa dedizione verso i fratelli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la comunità scientifica, perché con l'aiuto di Dio, attraverso lo studio e la ricerca, riesca a debellare la pandemia che ha colpito intere nazioni, preghiamo. Ascoltaci. O Padre, che gradisci la supplica di chi si rivolge a Te con amore di figlio, guarda benigno alle preghiere che Ti abbiamo presentato e fa che possiamo vivere sempre coerenti al Tuo volere per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore è gentile, il suo sacrificio, gloria e gloria del suo nome, per accetta, o Signore, il sacrificio che Ti offriamo nella memoria del giorno santo in cui hai riempito della Tua presenza questo luogo a Te dedicato e fa di noi un'offerta spirituale a Te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile, dove continui a colmare di favori la Tua famiglia in cammino verso di Te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il mistero della Tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo e fai crescere come corpo del Signore la Tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della Santa Gerusalemme del cielo. E noi, uniti alle schiere degli angeli e dei santi, nel tempio della Tua gloria, Ti lodiamo e Ti benediciamo, cantando la Tua grandezza. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome Osanna, Osanna.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, il beato Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli». Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Preghiamo. Concedi, o Padre, i frutti e la gioia della tua benedizione al popolo a te consacrato, perché riconosca il dono spirituale ricevuto nei santi misteri che ha celebrato in questo giorno di festa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riuniti per celebrare la memoria della dedicazione di questa casa, vi colmi di ogni benedizione del cielo. Dio che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo tempio e l'abitazione dello Spirito Santo. Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora e vi conceda con tutti i santi il possesso della beatitudine eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie.
Regina Celina.